Signore, tutti hanno diritto a una casa, anche voi chiaramente, ma come stanno le cose? State protestando stamattina qua davanti al Palazzo Municipale? Sì, perché siamo stanchi delle bugie. Come si chiama lei? Calandrino Maria. A prescindere che a me mi hanno assegnato una casa dopo 15 anni civilmente che sono stata in gradatoria per un alloggio popolare. Finalmente mi ha chiamato il commissario Grimaldi che mi ha dato un appartamento nella via Contrada della Chiesa, lotto 4, scala C. Siamo andati là, abbiamo tolto i sigilli, mi hanno dato finalmente le chiavi, solo che l'appartamento era un po' distrutto, era da sistemare, che tra cui aspettavo la manutenzione della CP di Trapani per valorizzare i danni che c'erano. Da precisare che ho tre bambini. Sono solo mio compagno, ho una bambina invalida. Non c'era né caldaia, né luce, né acqua, porte rotte, bagno fuori uso, quindi dovevo sistemarli. E dopo 6 giorni una famiglia con 4 bambini mi ha scassato l'appartamento. Da lì sono successi tutti i problemi di questo mondo, perché non li hanno mai buttati fuori, non mi hanno mai permesso di andare là e ribellarmi. Il commissario mi ha sempre dato delle garanzie che mi avrebbe fatto riavere la casa, a parte che mi hanno firmato un'ordinanza di sfratto immediato per questa famiglia dal 31 gennaio, che non hanno mai fatto. Quindi voi siete assegnatari, ma non potete occupare il vostro appartamento perché c'è un'altra famiglia. E cosa chiedete allora? Sì, perché loro ci hanno detto che dovevano tutelare questi 4 bambini dandogli un alloggio popolare a Triscina, che si doveva aspettare gli sfratti, cioè tutelare quei bambini e i miei figli, e io che sono in testa Italia sono fuori. Ma quell'ordinanza, non c'è nessuna ordinanza di sfratto, non c'è nessun appartamento, e come vanno i fatti? Io sono fuori e la signora che ha messo, che ha commesso il reato è dentro. Non è legale, non è legale questo. Nel mio appartamento, no, non è legale niente, perché non fanno rispettare nulla, sono solo chiacchiere. Bene, vedo altri incatenati, vedo questa signora. Allora, signora, cosa è successo? Lei qual è il suo problema? Niente, praticamente da settembre che vengo qui per una casa e mi hanno fatto aspettare e ancora niente. Volete parlare con il commissario allora? Sì, stamattina sono venuta per parlare con il commissario perché ci aspettavano, ci avevano detto che erano sicuri dopo le feste che c'era una casa, in effetti non c'è nessuna casa. Voi siete sposati o compagni? No, convivente. Avete figli? Sì, una bambina da 6 anni. Ma voi siete in gradatoria? Sì. E perché non vi danno la casa? Perché ho pochi punti e quindi bisogna, dice, aspettare la gradatoria. Quindi è un problema di punti alla fine? Sì. Perché è un problema di punti? Sì. Però non si può andare avanti con i punti. Abbiamo detto che c'era una casa a Triscina, giustamente come aveva detto la signora. Niente. Va bene. Basta.